chiacchiere, datteri e tè. Tunisi, un viaggio in una società che cambia. Ci sono libri che vanno letti rigorosamente dalla prima pagina in poi, la seconda, la terza, la quarta, insomma, in ordine crescente. E ci sono altri libri, come mi è capitato il libro di Ilaria, che forse si possono leggere anche un po' a caso, sfogliandoli e aprendo il libro così, dove ti porta l'impunto. Proviamo. Mai più come prima. Si serve cibo solo agli stranieri e agli ammalati. La Tunisia non tornerà indietro di 70 anni sui diritti delle donne. Il popolo vuole una rivoluzione. Il futuro è nelle nostre mani. Fuma prima che la vita ti fumi. Questa è una citazione da una canzone, che magari Ilaria ci racconta anche chi la suona, chi l'ha scritta. E questi sono degli slogan, quindi volevo chiedere Ilaria questi slogan da dove vengono, come li ha raccolti. Sono le prime pagine del libro e con lo spirito del libro ho cercato di far parlare le voci di Tunisi e raccontare la situazione che cambia, questo strano periodo che si chiama transizione, che è una definizione abbastanza vaga, poi molto meno netta, delle rivoluzioni, con le parole. E le parole spontanee, le parole degli slogan, delle manifestazioni, soprattutto nei momenti di protesta. Mai più come prima, è il momento dell'entusiasmo, della certezza, il popolo ha preso coraggio e mai più come prima diventa la certezza che qualsiasi cosa accadrà, la rivoluzione non sarà stata inutile. Siamo nella primavera 2011 e mai più come prima, plus jamais peur, mai più con la paura, diventa un docufilm, il primo sulla rivoluzione in presa diretta, girato con mezzi modestissimi del regista Mourad Ben Cheikh, e vince la selezione officielle di Cannes nella sezione Un certain regard. Ma in più come prima diventa però anche uno slogan sulle magliette e diventa il libro di un collettivo, Italiani di Cartagine, un gruppo di persone che io ho conosciuto e che poi sono diventati amici, cioè i cosiddetti italiani che abitavano a Cartagine e che hanno avuto in quei giorni la solidarietà della popolazione locale. Ma il tempo passa, gli entusiasmi della rivoluzione si spengono, c'è qualche delusione, qualche protesta, qualche accenno di restaurazione, soprattutto c'è la crisi economica. E allora c'è la preoccupazione e i manifestanti il 19 agosto della scorsa estate dicono appunto che bisogna riaffermare i diritti della popolazione e soprattutto delle donne. Sono le donne, quelle stesse che erano scese in piazza, a richiamare lo sguardo vigile sulla realtà. E qualcuno, è Lilia Zaweli che parla, una scrittrice che ha vissuto a lungo in Italia, dice: non tradiremo il sogno delle nostre madri, cioè il sogno del 68 che ha toccato e allambito anche il Maghreb. E poi c'è l'autunno caldo, che è quello invece delle lotte sindacali che cominciano e che poi hanno portato anche un risultato, recentemente la firma del contratto quadro. E questo ci dà un altro occhio sulla realtà. La rivoluzione porta anche con sé il senso della rivendicazione. E allora il popolo vuole forse una nuova rivoluzione, qualcuno comincia a dire così, ma nello stesso tempo il partito al governo replica in uno degli slogan delle manifestazioni: il futuro è nelle nostre mani. E questa è la voce di Ennahda, del partito della rinascita, del partito religioso. E ancora poi lo sguardo si allarga sui giovani che sono stati protagonisti in una prima fase, che forse sono stati un po' dimenticati. Fuma prima che la vita ti fumi è lo slogan di una canzone del rap, è un genere nuovo musicalmente in Tunisia, non c'era rap autoctono, con la rivoluzione succede anche questo. E il gruppo che lo canta è quello degli Armada Bizert, che è appunto un gruppo di giovani tunisini, e racconta in qualche modo la protesta, anche un po' la disperazione di certi giovani delle periferie. E in questo viaggio a tappe oggi andremo a cercare soprattutto quello che è stato il risveglio culturale
della Tunisi del post-rivoluzione e soprattutto come lo stanno vivendo i giovani e le donne, pensando a questo sguardo e a questa via per la cultura che appunto soffre più di altri mondi, ha sofferto sotto la dittatura, soffre oggi per la mancanza di fondi, quindi in qualche modo vive una vita che noi stessi viviamo da vicino, ma nello stesso tempo la cultura può essere anche lo strumento più forte per rinascere e le donne lo stanno dimostrando. Spesso i progetti di cultura uniti all'artigianato, uniti ad un progetto economico, stanno diventando un vero veicolo di solidarietà e di sostenibilità economica. Oggi qui abbiamo la fortuna di avere una presenza importante che è quella di Nassir Nestiri, che è ambasciatore di Tunisia in Italia. L'ambasciatore è nato tra l'altro a Susa, che è una delle città del libro, quindi parlando dell'ambasciatore, presentandomi, mi permetto anche di raccontarvi qualcosa del libro, perché Susa è tra l'altro una città molto bella, sulla via per andare verso Martia e il Grande Sud, ha una medina particolare molto vivace dove ha un monumento che chi leggerà il libro scoprirà che è una cosa particolare che c'è a Susa, ma Susa è anche una città dalle due anime, perché ha un'anima turistica accanto a una storica molto importante e tra l'altro è la meta soprattutto di inglesi e tedeschi rispetto ad altre zone, diciamo così, colonizzate maggiormente dagli italiani e dai francesi. Ed è una città che però ha avuto grande fiducia da questa parte d'Europa, che subito dopo la rivoluzione si è mossa a livello governativo per far tornare il turismo. Nestiri ha studiato a Tunisi, si è occupato di giornalismo, poi ha studiato all'Università Pantheon Sorbonne a Parigi, occupandosi di relazioni politiche e di scienze delle informazioni, e nella sua lunga carriera diplomatica si è occupato molto di cooperazione nel Mediterraneo, anche con uno sguardo economico, e in particolare conosce molto bene il Mediterraneo perché è stato ambasciatore già a Malta, in Grecia e in Albania, avendo sempre come sede Atene, fino ad oggi che è diventato ambasciatore in Italia. Io la ringrazio di essere qui perché per noi è molto importante poter parlare di Tunisi con il mondo tunisino, perché l'idea proprio di questo libro è di aprire un dialogo, non tanto di raccontare a chi sta in Italia qualcosa di Tunisi e l'esperienza di un mio viaggio a Tunisi, il mio viaggio inteso come il mio percorso, il mio viaggio esistenziale a Tunisi, ma anche capire come i tunisini leggono la nostra visione del Mediterraneo. Quindi grazie di essere qua e le cedo la parola. Grazie signora Antoni, ha fatto una bella presentazione della Tunisia dopo la rivoluzione e se me lo permette vorrei parlare in francese. E donc d'abord un grand merci pour ce livre et une vive appréciation pour vous-même ainsi que pour l'éditeur madame Catastini en représentation des éditions Alberge. Je dirais que ce livre est très utile pour un voyageur européen, italien en particulier, désirant mieux connaître la réalité tunisienne après la révolution, beaucoup de confusion aujourd'hui, la révolution du 14 janvier, qu'on appelle une révolution du jasmin, parce que c'est une révolution spontanée, sans leadership politique, conduite par une jeunesse désœuvrée, qui a perdu espoir dans son avenir et qui a tant souffert de la répression pendant 23 ans, de pouvoir répressif. Grazie e un vivo apprezzamento anche per l'editore, oltre che per il libro Albergi, e ritiene che questo libro sia molto utile per il viaggiatore europeo, in particolare italiano, che voglia conoscere la Tunisia post-rivoluzionaria, quella Tunisia che si è venuta a formare dopo il 14 gennaio, il giorno della caduta di Dinali e della cosiddetta rivoluzione dei Gelsomini, detta così perché è stata una rivoluzione spontanea, senza una leadership politica, una rivoluzione voluta dalla gioventù che aveva perso la speranza nel proprio avvenire dopo 23 anni di repressione del potere politico.
Aujourd'hui, la société tunisienne est une société qui est en train de se chercher, d'essayer de traverser une voie, certes parsemée d'obstacles et d'embûches, vers un avenir meilleur, vers la liberté et la démocratie. Le choix n'est pas facile et il demandera beaucoup de sacrifices. Pour moi, le livre est un outil précieux également pour apprécier la société tunisienne de son intérieur, avec ses mérites, ses vicissitudes, ses souffrances et ses joies, ses coutumes et ses traditions, comme je l'ai bien lu dans ce livre, ses préoccupations et ses espérances quant à son avenir dans un contexte de tiraillement politique et de contradiction sociale entre modernisme et obscurantisme. Il libro esamina la società tunisina di oggi che si sta cercando in qualche modo attraverso le difficoltà per superare ostacoli e momenti di stasi per un futuro migliore di libertà e democrazia. La scelta certo non è facile, questo libro forse può essere un strumento utile dall'interno per valutare la Tunisia dal punto di vista dei costumi, delle tradizioni, ma anche delle preoccupazioni, dei disagi nel contesto di un tira e molla politico. Alla lettura di questo libro, très passionnant, qui est une sorte d'une série de reportages très descriptifs, on perçoit la volonté de l'auteur d'être en contact direct avec la population dans ses différentes composantes en vue d'une meilleure connaissance du vécu tunisien et dans tous ses aspects. Il libro è un racconto passionale, una sorta di reportage in una miriade di incontri che evidenzia la voglia del contatto diretto con la popolazione, con tutte le sue diverse componenti, per restituire l'insieme della vita tunisina. Je cite à titre d'exemple ces rencontres à Mamet avec un point d'interrogation quant à son avenir. Moi, je peux vous rassurer que Mamet sera toujours la même, très ouverte, très touristique, elle est très connue chez nous par nos amis italiens, elle ne souffrira pas d'obscurantisme ni de fanatisme, comme toutes les autres villes touristiques. Je cite également vos rencontres au quartier résidentiel et administratif des berges du lac et les zones balnéaires. Vous décrivez Mamet comme un paradis, oui, je ne pense pas qu'il y ait des changements à l'avenir. Également, vous faites mention de l'avenue Habib Bourguiba, qui aujourd'hui désormais est identifiée à la Révolution. C'est là où la principale manifestation s'est déroulée le 14 janvier pour dire au président Ben Ali dégage. Vous avez cité tout à l'heure le slogan de « Plus jamais peur ». Nous, on a convenu que le slogan le plus significatif est le mot magique de « dégage »,« fuori ». Tra i incontri del libro c'è sicuramente Hammamet, che io vi rassicuro resterà sempre la stessa e sempre una località di moda e vivace, ma c'è anche il quartiere degli affari di Berge du Lac, delle zone balneari. Lei racconta che Hammamet è un paradiso, questo sarà, sappiamo che gli italiani conoscono molto bene per motivi storici questa località. E poi c'è ancora l'avenue Bourguiba, la arteria principale della città, che ormai è identificata con la rivoluzione. Qui infatti c'è stata la principale manifestazione il 14 gennaio che ha messo fine alla dittatura di Ben Ali, ha ricordato lo slogan citato dalla voce di Katiusha Magliarisi, mai più con la paura. C'è uno slogan ancora più importante che è dégage, vattene, e che devo dire è nel mio stesso libro, quindi mi fa piacere che, di aver indovinato questo senso, perché dégage, quasi mi posso permettere di dire, è diventato un movimento, un modo di vivere la politica, perché dégage è diventato un libro, un fumetto d'autore, uno slogan sulle magliette, vattene presidente, è stata anche una canzone. Le libro è également un recueil de témoignages et d'opinions exprimées librement grâce à cette nouvelle ère de liberté. Et
d'épanouissement qui n'aurait pas été possible avant le 14 janvier. Tel témoignage, effectivement, n'aurait pas été possible parce qu'il y avait la répression avant. Aujourd'hui, c'est une explosion de liberté, d'épanouissement et des fois en excès. Il libro è allo stesso tempo una raccolta di testimonianze e opinioni espresse liberamente grazie al fatto che oggi si può parlare, prima non sarebbe mai stato possibile. Attualmente è un'esplosione e un'espansione, ho usato la parola épanouissement, che è proprio lo schiudersi del fiore, no? Come un ritorno alla vita. E questo appunto non lo dobbiamo dimenticare, non sarebbe mai stato possibile prima. D'ailleurs, dans ce contexte de liberté, on relève dans ce livre également le regard d'intérêt à la culture, nourri par des jeunes assoiffés de liberté, de création artistique et culturelle. On constate aujourd'hui une explosion d'associations culturelles, d'artistes, de cinéastes, de dramaturges. Il libro è anche uno sguardo culturale che passa attraverso i giovani assetati, ma le arti plastiche, i drammaturghi, gli scrittori, una ricerca in qualche modo variegata. Ce monde de liberté pour nous et cette soif de la création artistique à côté de l'émancipation de la femme et sa forte volonté de sauvegarder et de maintenir ses droits seront le meilleur rempart pour nous contre l'obscurantisme et la montée du fanatisme. Questa sete di libertà e di emancipazione, soprattutto della donna, questa difesa dei diritti, saranno per noi le mura di protezione migliore contro l'oscurantismo e la salita del fanatismo. Et d'ailleurs, c'est notre espoir de voir la Tunisie de demain, meilleur que d'aujourd'hui, grâce à cette ère de liberté, mais nous devons traverser une période qu'on appelle aujourd'hui une transition démocratique, certes difficile, plus ou moins longue. Et faites-nous confiance, faites confiance à ce peuple qui a une histoire riche de 3000 ans et qui a survécu à de grandes épreuves à travers l'histoire. E d'altronde ci auguriamo che la Tunisia di domani sia migliore di quella di oggi, anche se dobbiamo attraversare un periodo che non è facile, che diciamo, chiamiamo transizione. E vi chiedo di far confidenza in noi, di avere fiducia, scusate, ho tradotto francesizzato, di avere fiducia in questo popolo che ha dato prova di aver superato con 3.000, ricco di 3.000 anni di storia, tante prove. E merci ancora per questo interesse, je vous invito a visitare la Tunisia. Vous savez, durant la Révolution et la saison estivale 2011, s'est passé avec très peu de présence italienne et européenne en général. Et pourtant, la saison touristique s'est très bien passée, sans aucun incident sécuritaire. Il est vrai que les tour opérateurs, après le 11 septembre 2001, donne la priorité à la dimension sécuritaire pour le choix d'une destination touristique. Mais au pire moment de la révolution, on n'a jamais agressé d'étrangers, de touristes, d'ambassades. C'était une révolution interne, sociale et économique qui touchait le peuple tunisien et pas à l'étranger. Allora, l'invito è naturalmente a visitare la Tunisia. In tutta sicurezza nel 2011 la stagione estiva del turismo ha visto una scarsa presenza italiana ed europea in genere, ma malgrado questo il turismo ha tenuto bene, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Certamente per un tour operator la sicurezza è oggi l'obiettivo primario, però vorrei sottolineare che non ci sono stati incidenti, non è mai stato aggredito un turista e anche nel momento peggiore della rivoluzione non abbiamo avuto la rivoluzione è stata pacifica, è stata una rivoluzione interna, non contro gli stranieri, non sono stati aggrediti gli stranieri in quanto stranieri. Je vous remercie encore, je suis à votre disposition. Grazie ambasciatore e soprattutto grazie per la sintesi del libro che ha fatto. Grazie.
e Mestieri sull'idea dell'invito a viaggiare, perché in effetti questo libro, anche per le dimensioni volutamente piccole che sono state scelte, vuole essere proprio un libro di viaggio, e con l'idea di un quaderno di appunti, la stessa copertina è fatta con delle illustrazioni a mano, non mie, perché non avere meriti per ciò che non ho, e quindi è proprio l'idea di offrire un punto di vista che è reportage sociopolitico, socioculturale e sociale in senso stretto, ma anche con uno sguardo economico, ma vuole essere anche un po' una guida di viaggio. Troverete alla fine i luoghi del libro, quindi non c'è nessuna pretesa di raccontare Tunisi e la Tunisia in modo così esaustivo, ma è un viaggio particolare, come quando nelle guide turistiche si hanno degli itinerari a scelta. Questa è una guida con l'autore nella mia Tunisi, quindi i luoghi sono i miei, ancorché alcuni sono ovviamente luoghi fondamentali, perché il Museo del Bardo è forse il museo più antico dell'Africa, dopo il Museo del Cairo credo il museo più importante dell'Africa, ed è la sede del Parlamento, era la sede del BEI, del Signore. Quindi, per fare un esempio, ovviamente non mancano i luoghi centrali dal punto di vista religioso, la moschea Zituna, che è la moschea più antica di Tunisi, però vuole essere proprio un itinerario per un turista che non sia più turista ma scelga di essere viaggiatore, scelga di immergersi nella vita di Tunisi e di coglierne gli aspetti sensoriali, anche soprattutto le voci. Io dico che la Tunisi che esce da questo libro è una Tunisi in cui i protagonisti sono le parole, le voci, i silenzi, i monumenti, i paesaggi, ancorché meritevoli, fanno da sfondo. Perché sono i tunisini ad essere protagonisti, ed è l'incontro, l'incrocio di civiltà, di culture, di religioni diverse che in questa città cosmopolita si incrociano. Sentiamo la voce di Catiuscia Magliarisi, che al di là di essere un'amica, una pista performer ed è anche sceneggiatrice, regista, una passione che ci allontana molto, che è la fantascienza. Io mi occupo della realtà più reale e tridimensionale, e tra l'altro mi piace ricordare che ci siamo conosciuti perché abbiamo scritto per un libro calendario comune, 365 giorni da donna, che è proprio l'idea di un libro calendario che nasce per la difesa dei diritti della donna, solo volti e niente corpi, infatti, in questo calendario, dove c'è solo anche delle donne tunisine che hanno scritto. E dove c'è un'amica comune che ci ha presentato, che tra l'altro io ho conosciuto a Tunisi, per cui, come dire, il mio mondo, il mio cuore è sempre un po' anche a Tunisi, e che quindi è uno sguardo della cultura, in questo caso appunto di un libro, che può essere un viatico molto più diretto anche per creare economia e per creare coesione sociale, come lo vedremo in alcuni episodi del libro raccontando di donne tunisine. Continuando a sfogliare. All'inizio non ci volevo credere. Ramadan, periodo di soppopera, bizzarro. Un periodo di digiuno e preghiera durante il quale, per ingannare il tempo che non passa mai e dimenticare la fame, la famiglia si impigrisce di fronte alla televisione. Azzardo qualche domanda a Ifa, la massaggiatrice del centro benessere del Concorde, che ormai è diventata un'amica e con la quale ho confidenza. Una ragazza giovane e vivace. È la tradizione. La sera, dopo cena, con la mia mamma, laviamo i piatti in fretta e prepariamo caffè e dolciumi vari per correre alla televisione, mi racconta. In effetti molti amici, anche intellettuali, mi dicono che soprattutto da bambini e da ragazzini, nel mese sacro erano incollati davanti alla televisione. E lo dicono con estrema naturalezza. Perché non dovrebbero? A me sembra una stonatura con il loro stile di vita. D'altronde, soprattutto in Tunisia, il Ramadan è un fatto di cultura e costume, oltre che di culto. C'è anche il piacere, però, delle piccole cose di pessimo gusto. Quali sono le piccole cose di pessimo gusto? I feuilleton del Ramadan. In effetti questa è una cosa molto bizzarra dal mio punto di vista, perché chiaramente l'intellettuale, passatemi il termine, che arriva dall'estero rimane
sono un po' stordita dall'idea che in un mese di digiuno, penitenza, anche di grandi festeggiamenti, perché è un po' come il nostro Natale, poi o meglio forse la nostra Pasqua dopo la Quaresima, è anche un momento di grande gioia in cui ci si riunisce, in cui si sta quasi tutta la notte alzati, però insomma in un mese che dovrebbe essere dedicato allo spirito, la televisione popola dal mattino alla sera di soppopere. E questi feuilletoni, io ne racconto qualcuni nel libro, insomma quest'anno c'è il Maktoub, cioè il destino in tunisino, e poi ce n'era uno molto curioso che ha fatto anche grande epoca, che era Vertigo, tratto tra l'altro da è un romanzo egiziano, è stato tradotto anche in italiano, è uscito mi sembra il 14 luglio, e l'autore era tra l'altro l'ex fotografo di Mubarak e racconta poi convertitosi diciamo agli ideali rivoluzionari, quindi è un pezzo di storia e di cultura trasversale nel mondo delle cosiddette primavere arabe, ha deciso di raccontare la storia di questo fotografo in un caffè famoso qui a Tigre del Cairo, e c'è anche una parte di thriller. Ed è carino perché poi racconta uno spaccato di corruzione, quindi di vita politica, di denuncia del regime, quindi dietro questa forma poi diciamo che questo Vertigo ha anche un suo perché di tipo sociale. E, insomma, a parte le battute che io racconto con la cameriera, perché lei mi chiede di vedere queste cose, molti amici consigliano che per imparare l'arabo l'importante è guardare la televisione, come loro hanno fatto con la Rai negli anni Ottanta. Il problema è che io, se non avessi riconosciuto questa attrice, che è il Sabr, che ha vinto come miglior attrice del mondo arabo, non avrei capito niente, non riuscivo nemmeno a capire quale dei feuilletoni era, per dire il mio livello di arabo, quindi a parte questa cosa, insomma, abbastanza divertente, mi chiedevo come mai proprio in un momento di preghiera ci fossero queste soppopere, alcune delle quali con un gusto anche grottesco, altre che hanno assimilato gli ideali della rivoluzione, per cui sono anche uno spaccato nazional popolare interessante per capire, insomma, il polso della situazione. In effetti, poi riflettendo, una delle cose che mi è venuta in mente è che se pensiamo al nostro Natale è il momento del fiorire dei cinepanettoni, quindi evidentemente anche in questo siamo molto vicini ai tunisini. O dei fenetici anche. Esatto, infatti assolutamente, no, questa è una buona osservazione e lo confermo che nel mondo del feuilleton di questo Ramadan l'epica, ovviamente l'epica religiosa, ha un grande spazio e ci sono state anche grosse polemiche a questo riguardo, perché alcuni intellettuali alcuni giornalisti hanno, per esempio di Capitalist, che è un giornale online abbastanza rivoluzionario, diciamo abbastanza aggressivo, sono stati fatti perché questa epica mostra sempre un Islam aggressivo conquistatore che trionfa con diciamo, la forza della spada, e quindi in qualche modo il tema della rivoluzione, il tema di modernismo e oscurantismo, appunto citato anche dall'ambasciatore, torna in questa dialettica. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, perché forse per sintesi ho anche tralasciato qualche riga del suo discorso, e ha fatto riferimento giustamente alla dialettica tra modernismo e oscurantismo. Il termine modernismo, che io non sentivo dai tempi dell'università di filosofia, è molto usato in Tunisia, perché il tema appunto del modernismo, che a noi sembra molto antico, in Tunisia è ancora una querelle che almeno è tornata, e quindi lo si sente molto anche nelle librerie. E ricordo solo un fatto, sempre per evidenziare come Italia e Tunisia sono poi così vicine alla fine dietro delle forme diverse, che all'Università Cattolica di Milano, fino a dopo il 68, era obbligatorio il giuramento antimodernista. Quindi se noi pensiamo all'Islam e a diciamo, qualche rigurgito tradizionale come qualcosa di molto lontano da noi, dobbiamo ricordarci le battaglie degli anni 70. Si può fare remarquer une chose concernant le feuilleton durant le mois du Ramadan, c'est comme les grands matchs, les derbys en Italie ou en France, les autobus devant la télévision, les rues sont désertes et on ne bouge qu'après la fin du feuilleton, vous allez voir les rues qui s'animent, les gens qui vont à la mosquée, et durant le feuilleton, tout le monde est là, tout le monde est devant la télévision. C'est
per livello sociale e lavoro. È un avvenimento, comincio dalla fine, il senso sociale è molto importante. Voglio solo sottolineare riguardo a Epeton che è un po' come i derby e le partite in Italia. Tutte le persone sono ferme, incollate davanti alla televisione, le vie sono vuote. Poi come finisce, le vie si animano, la gente a Tunisi torna alle moschee e tutto ricomincia come prima. I giovani hanno aperto la pentola a pressione e artisticamente le arti plastiche sono esplose. Il salto compiuto è eccezionale. A Palais Kheredin, nella Medina, tanto per citare un caso, si è aperto un laboratorio di scambi tra il cinema tunisino ed europeo. Certo, per vedere i frutti occorre tempo e la crisi economica sta rallentando molto la rinascita, soprattutto cinematografica. Le sembra che il nuovo corso sia intrapreso solo o soprattutto dai giovani? Al contrario, molti artisti tra i 40 e i 50 anni hanno finalmente preso coraggio di uscire allo scoperto. Il teatro è ancora chiuso nell'ambito locale, comunque francofono, perché la lingua resta una barriera. Vedo risorgere la satira, un genere sopito da così tanto tempo in Tunisia da essere quasi dimenticato. In tal senso c'è davvero un'esplosione, accanto alla quale si aggiunge una corrente paragonabile al nostro neorealismo alla salce, per intenderci. Ci racconti questo neorealismo? Ma questo è tratto da una conversazione con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tunisi, quindi ancora una volta siamo in un momento in un posto di crocevia. Tra l'altro mi piace ricordare che qui in sala c'è Valeria Vesta, che è uno dei personaggi del libro, che io ho conosciuto un anno fa parlando di Tunisia qui in libreria e ho ritrovato per caso, perché non c'eravamo, come dire, scambiate nei telefoni, nei contatti in quell'occasione, all'Istituto Italiano di Cultura Tunisi. Lei si sta per laureare con una tesi proprio sulla transizione tunisina. E quindi ed è stata inglobata nel libro proprio dal punto di vista dei giovani e di cosa raccontano. E in questa conversazione all'Istituto Italiano, la cosa che viene fuori dal punto di vista di un italiano di Tunisi in qualche modo è che c'è stato sicuramente un risveglio. Forse, come mi hanno detto alcuni, è troppo presto per capire se si può trattare davvero di una rinascita o ancora più di un rinascimento. Perché che la rivoluzione diventi, tra virgolette, una corrente culturale, ancora è presto per dirlo. Ecco, speriamo che non si acquietino troppo gli entusiasmi e speriamo che, come dire, non si spenga. Sicuramente c'è stata una grande vivacità, perché la libertà di parola e anche la libertà di scontro è una cosa che io sottolineo sempre. Lo scontro, anche violento, è comunque un passo in avanti quando si esce da una dittatura. Perché, come dico in un passaggio, tutto questo prima non solo era impensabile, nel senso non si poteva fare, ma era inconcepibile. Nessuno avrebbe mai osato, per esempio, collegarsi col computer per strada, perché internet era controllato. E poi si raccontano alcuni aspetti. Io tra l'altro ero a Tunisi, appunto, tenere una conferenza al centro Dante Alighieri, del quale si parla anche nel libro, il 2 novembre scorso, e in quell'occasione appunto ci fu un dibattito molto animato, molti tra l'altro, essendo un ambiente lì prevalentemente laico, erano molto ostili al clima che si sta diffondendo in Tunisia del ritorno alla tradizione e alla religione, e la stessa persona che, come dire, nel libro dice: questa non è la mia rivoluzione, se proprio devo scegliere un colore della dittatura, preferisco la dittatura di una persona alla dittatura religiosa, ad un certo punto si è girata verso il pubblico e ha detto: comunque, una serata come questa non avremmo mai potuto farla, quindi dobbiamo pensare che abbiamo fatto un grande passo avanti. Cioè, questa è una cosa che noi non ci dobbiamo dimenticare mai. Perché chi ha vissuto un po' Tunisi e ha vissuto con la paura si rende conto che ha dei riflessi incondizionati. Io ancora a qualche volta, quando sento le persone, ho timore a dire: ma quando puoi venire in Italia? No, tu puoi venire quando vuoi, perché ormai sei un cittadino libero, non sei più un suddito. Perché io non sapevo mai quando le persone arrivavano, perché ovviamente si parla sempre di persone che si occupavano di diritti umani, di persone di un certo tipo, certo non di persone che svolgevano un'attività neutrale. Quindi rimane questo senso della paura, e oggi si è liberati dalla paura,
si può essere invece ancora vinti da un senso di preoccupazione perché possa tornare qualcosa. E riguardo alla cultura, in particolare appunto il cinema, per esempio, è stato il primo a risvegliarsi. Il problema vero del neorealismo, perché ormai c'è voglia di raccontare la realtà, e questa è una cosa molto bella. La Tunisia va verso amore per se stessa. I ragazzi non si interessavano più al loro patrimonio artistico. Adesso c'è questa voglia di realismo e di raccontarsi, anche di mostrare le magagne. In un passaggio il mio amico regista Murad Benchenk dice che finalmente è tornato a lavorare in Tunisia. E questa è la cosa più bella: per 14 anni niente di quello che ha prodotto è stato distribuito in Tunisia. Gli intellettuali venivano ridotti al silenzio. Questa è una cosa molto forte. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Le vite degli altri, nel quale si dice a un certo punto gli intellettuali non vengono torturati, gli intellettuali sono narcisisti, questo ovviamente è quello che dice un regime, basta non parlare più di loro e ignorarli, non vi daranno più fastidio per sempre. Ecco, questo era il metodo della cultura, quindi è chiaro che tutto ciò che è parola, teatro di parola, teatro fu, cioè teatro di bocca, letteralmente in arabo, quello che è cinema, quello che è letteratura, è tornato ad esplodere, ma anche nelle arti plastiche. Secondo me, devo dire, parte il fumetto d'autore che non esisteva, cioè la satira è una cosa dimenticata in Tunisia, e invece a giugno scorso, mi pare giugno, c'è stato il primo salone della caricatura a Cartagine, i giornali sono tornati a riempirsi di vignette, no? Ci si chiede anche dove si siano formati questi talenti per 23 anni sepolti sotto la cenere, quindi è molto curioso, cioè non dobbiamo leggere solo le manifestazioni che pure ci sono del mausoleo Sufi che ancora oggi è stato incendiato perché la corrente wahhabita non riconosce i santi e quindi ostacola, ma qualcuno protesta anche per la festa del Mulet eccetera, perché secondo la tradizione Maometto non avrebbe festeggiato eccetera eccetera. Però c'è anche tutto il resto, quindi questa voglia è un po' anche di vedere la luce e l'ombra, e ogni luce ha la sua ombra e ogni ombra però ha una parte di luce, insomma la responsabilità è tutta da giocare perché quella luce si allarghi. Tanto cosa pensi al sujet di libertà? Effettivamente, après la révolution, il y a eu une déception au niveau de la société tunisienne, surtout des populations qui ont été à l'origine de cette révolution, surtout de l'intérieur du pays, et de cette jeunesse désœuvrée qui a clamé emploi, dignité, et qui ont été déçus. Ils ont été déçus, mais ce qu'ils gardent et que tout le monde prend bien, c'est la liberté. Ils vous disent qu'au moins, on n'a pas gagné jusqu'à maintenant un emploi, une maison, mais on a gagné notre liberté et ils ne sont pas prêts à y renoncer. Et ça, c'est le plus important, ce qui a fait que cet épanouissement des arts et des libertés en Tunisie, vous avez des guignols tous les soirs qui critiquent la vie politique en Tunisie, les membres du gouvernement qu'on n'a jamais vu pendant 23 ans et avant 14 ans. Dice, per confermare, forse avete anche intuito, cioè quello che c'è appunto, anche se c'è stata qualche decezione, defezione della rivoluzione, anche se forse i giovani non hanno tuttora magari un lavoro, un impiego, quello che sicuramente non è venuto a meno è la libertà, e soprattutto io sottolineo questa frase che ha detto l'ambasciatore, che secondo me è molto importante, cioè la consapevolezza che non si può rinunciarci più, cioè una volta acquisita la libertà non c'è più questa disponibilità a rinunciarvi. Ed è proprio questo che ha fatto esplodere le arti, soprattutto le arti plastiche. Se avete occasione, la sera, cioè ogni sera ci sono programmi satirici, vignette satiriche di persone che criticano, che prendono in giro la politica. Questo era incredibile, cioè al posto di quelle vignette io nei quotidiani tunisini vedevo la foto di Ben Ali che era ovunque. Due immagini di Tunisi raccontano ieri e oggi. Un'immagine è l'Avenue Bourguiba e le vie laterali con tutti i grandi manifesti, con Bourguiba con la mano sul cuore, molto compassato, e dopo il 14 gennaio i buchi,
perché io li ho fotografati tutti, perché si era, avevano rotto e spaccato i vetri dove c'era Ghib e tolto da tutti i ristoranti. Piuttosto Benalì, e tolto tutte le immagini dai ristoranti, dai locali pubblici, eccetera. Perché ovviamente nessuno poteva aprire un esercizio senza la foto del dittatore. E poi sono state sostituite con immagini diverse, ragazze che inneggiavano alla pace, foto di manifestazione, l'occhia di No, cioè l'uomo che ha detto no, una copertina di Jeune Afrique, di Benamar, il generale, che è stato il vero inizio della rivoluzione. Benalì ha ordinato di sparare sulla folla e si è rifiutato. È stato ovviamente degradato, messo in carcere, per fortuna di lì a poco è caduto. Cioè queste immagini del prima e dopo, per uno che frequentava la Tunisia, è una cosa molto evidente, e in questo anche le arti. Cioè la Tunisia era veramente molto anacquata dal punto di vista della produzione artistica, molto autodeferenziale, molto arte di decoro. Ad un certo punto le arti plastiche sono davvero esplose. Però scusi, posso dire una cosa? Uh-huh. C'è stata però una manifestazione durante le giornate del cinema di Cartagine, insomma gli artisti denunciano anche tentativi di boicottaggio da parte del governo. Sì. Cioè quello che dice, sì, c'è stato un risveglio delle arti, diciamo c'è una maggiore libertà, però stanno affrontando un altro genere di problemi, di pericolo. Assolutamente a parte sì. Le aggressioni degli estremisti queste religiosi, però c'è anche diciamo una scarsa volontà da parte del governo Grenada di annaffiare queste... Assolutamente sì, complice anche una crisi economica, per esempio il cinema non ha ossigeno. No, ma qui parliamo più di uno, qui parliamo più di caratteri etici che di crisi economica. Sì, sì, insomma, lo sconto è molto forte. Io le giornate del cinema di Cartagine erano già turi, insomma c'erano pellicole che saltavano, sì, insomma non c'erano sì, tentativi sì. Di sabotaggio. Sì, sì, abbiamo cominciato. E diciamo che le manifestazioni all'esterno, sono venute pur Ghib, denunciavano in qualche modo anche... Governo. Poi ovviamente sono, però questo qui diciamo che gli artisti affrontano, non è che adesso sì, è questo risveglio, assolutamente no. questo rinascimento di quello che dice che c'è comunque, perché ci sono degli artisti, a me viene in mente per esempio Helmut Lauti, che è una cantante straordinaria che dopo Benalì adesso gira intorno in tutta Europa ed è bravissima, è potuta, però insomma ci sono anche molti problemi che forse rischiano anche di aggravarsi. Assolutamente, diciamo. Questo può accadere, sicuramente allora, la transizione è proprio questa, la contraddizione, infatti secondo me chi termina il mio libro non esce rassicurato e non esce con una tesi, esce più disorientato, che è proprio la mia sensazione, cioè ogni volta che vado in Tunisia vengo aggiornata, mi arricchisco, ma sono sempre più disorientata. Perché le persone nello stesso loro raccontare si contraddicono, perché è proprio un momento così incandescente. Forse però è una sofferenza diversa, perché oggi è una sofferenza di scontro, però anche di consapevolezza di volercela fare. Nel momento invece della dittatura la paura bloccava, cioè infatti tanti artisti mi hanno detto che praticamente ad un certo punto hanno rinunciato. Invece adesso c'è la volontà di provocare. Quindi si va, quello che io denuncio è il rischio è che si vada verso uno scontro frontale, all'università questo è già accaduto, ma anche nelle mostre d'arte, quello che è successo a sì, Tagliatella alla Mazza, quello che sta succedendo in varie situazioni. Però mi sembra che sia cambiato l'atteggiamento degli artisti e degli intellettuali in genere. Sì, sono più forti sicuramente, più decisi adesso, però... Diciamo che insomma di fronte, se prima avevano magari una l'oppressione era di carattere secolare, quindi che è un dittatore, un umano, adesso invece c'è uno spauracchio ben più grave, rigurgito di islamismo, che, insomma, voglio dire, questa è notizia di cronaca che c'è un tentativo da parte del governo di inserire nella Costituzione la poligamia. La complementarietà della donna, la sharia come fonte di legge. La sharia è solo una fonte, però sembra che lo stesso partito religioso non abbia. No, la tematica è che il partito Nava non è solo nel governo, è sì, nell'ambito di una coalizione condivisa con due altri partiti sì, da centro-sinistra. E quello che non preoccupa tanto è che c'è la reattività dell'altra parte.
siamo preoccupati in quanto c'è l'emergenza della violenza politica e siamo tutti d'accordo per essere contro la violenza politica. C'è l'emergenza di questi salafisti, per esempio, perché hanno approfittato di questa libertà per tutti. Non possiamo reagire come abbiamo reagito prima con il vecchio regime, andiamo direttamente, facilmente alla repressione, alla prigione. Oggi dobbiamo privilegiare, sono tutti tunisini, privilegiare il dialogo e rispettare il pensiero dell'altro, ma non dobbiamo andare verso la violenza politica, dobbiamo privilegiare il dialogo politico e siamo in questo esercizio nuovo, siamo a un primo anno, dobbiamo essere pazienti. Ma per avere sempre due voci, c'è la notizia brutta e bella, no? Le dico prima quella brutta, che è che il processo di facoltà della Manuva Teatrali sta andando ancora avanti perché si sono aggravate alcune accuse e la situazione è molto ingarbugliata. La notizia positiva è che ieri invece c'è stata una prima sentenza di condanna per dei salafisti che hanno commesso violenza, non mi ricordo se nell'incendio di Sidibou Said, ma insomma questo poi è un dettaglio di un altro mausoleo sufi. Questo è stato molto sottolineato perché il governo ha preso posizione. Ecco, questo mi sembra un segnale positivo, insomma. E quello che rassicura anche c'è una società civile molto, molto forte che reagisce. Ogni volta c'è un problema, reagiscono rapidamente, c'è la stampa, la televisione che sono contro questi. Mi sembra che il movimento sia cambiato, cioè prima era centrifugo e centripeto, nel senso che prima gli intellettuali se ne andavano, o rinunciavano o se ne andavano dal paese, e questo è stato molto rinfacciato, e un po' nelle pagine del libro serpeggia, anche rispetto ad alcuni intellettuali intervistati, alcuni poi sono amici, però si è detto molto, i tunisini intellettuali hanno protestato al sicuro. A volte anche perché non c'è la scelta, cioè uno si fa immolare però poi finisce lì la propria carriera oppure uno ha una diversione. Oggi mi sembra invece che la società civile sia pronta allo scontro, abbia almeno questo tipo di coraggio. Ecco. No, ma soprattutto si sta chiedendo, scusi se posso dire, quanto questo governo stia tutelando i valori della rivoluzione. È questo il problema, è questo che ciò che si stanno chiedendo i giovani tunisini o comunque tutti quelli che hanno fatto la rivoluzione. Ma io parlo anche soprattutto per la blogosfera tunisina, la blogosfera tunisina è stata protagonista di tutta la rivoluzione, grande protagonista, non solo perché poi la rivoluzione si fa nelle piazze ovviamente, però loro risultano essere molto delusi dal comportamento. Certo, molto delusi. La delusione tra i giovani, secondo me, rispetto a Ennahda, è anche l'assenza di un programma politico di tipo economico stretto. Poi credo che ci sia una grande differenziazione tra la PAS Destroys e la PAS Construes. All'inizio si sono trovati uniti le esigenze delle femministe, perdoni questo termine un po' generico e abusato, ma l'abolizione delle trois réserves, la protesta dei giovani, gli intellettuali e i laici, ma diversi da Benalì, cioè non i laici del modello consumista, dittatoriale, ma i laici di un modello intellettuale e i religiosi che erano perseguitati sotto Benalì, perché è stata una dittatura non laica, laicista, che ha perseguitato la religione. In questo chiaramente nel momento in cui l'ostacolo da battere era comune, tutti si sono uniti, ma non tutti vogliono costruire la stessa democrazia. E nemmeno le donne spesso si trovano allineate. C'è uno slogan che io dico, e mi sembra nel 2011, il 13 agosto, in occasione della festa della donna tunisina, che lì è il 13 agosto, viva la laicità. Un cartello si erge in mezzo ad un corteo, il corteo si spacca, le donne non sono più unite da quel momento. Perché su questo tema dei diritti ci sono due posizioni. Laici e religiosi, laici e laicisti. E quindi ovviamente quando si arriva a costruire e c'è una materia del contendere in una situazione poi di crisi economica, la situazione è ovviamente molto più articolata. Potremmo continuare ad andare avanti, insomma. No, certo, guardi, poi c'è questo. Io tra l'altro vengo a volte insomma, accusata di buonismo per una parte, per un'altra.
Tra l'altro io ho amici in qualche modo trasversali, non tra i salafisti, ma insomma voglio dire dalla loro sinistra, centrodestra, conosco strati in alto, in basso, di colori diversi in tutti i sensi, dalla pelle alla religione. Quindi ovviamente poi spesso c'è una componente affettiva che però, come in tutte le nostre vite, distingue anche ciò in cui concorde, no? Rispetto all'affettività. Io non voglio sostenere nessuna tesi, perché credo che non ci sia una tesi. Credo che la mia unica tesi nel libro sia questa, che la via deve essere quella del dialogo, perché una democrazia si costruisce, lo dico forse un po' banale e retorico, solo da un mosaico di opinioni anche contraddittorie, anche di due posizioni che sicuramente essendo antitetiche probabilmente una sarà più giusta dell'altra, ma non importa. Perché nel momento in cui in uno Stato non c'è spazio per una posizione diversa, anche aggressiva, secondo me non c'è una storia civile dietro. E vabbè, poi se mai leggi un pezzo che secondo me illustra questa cosa del giorno. Ah no, no, perché non c'è in sintesi, vabbè, non se mai lo dico io. Così calma. Esco dalla conversazione un po' amareggiata, senza riuscire ad arrendermi. Mi è venuta voglia di guardare meglio questi giovani in faccia, forse anche di scuoterli. Chiamo Valeria all'Istituto di Cultura Italiana. Non è poi tanto lontano. Mi dice che riesce a raggiungermi e decidiamo di bere qualcosa al bar, all'Hotel Africa, a metà strada. Avevo voglia di vederti per provare a capire qualcosa di più dei ragazzi tunisini che per strada vedo, sorridenti e allegri, uscire in gruppo dalle scuole a tutte le ore, ancora con le loro divise. I grembiuli sono per me un ricordo di bambina, sfumato dai racconti dei miei genitori, e ancora li vedo belli e vestiti alla page, sicuramente omologati con il nostro stile. So che tu vivi con delle ragazze tunisine, probabilmente hai una prospettiva più ravvicinata. Come ti sembra che stiano vivendo la transizione, ragazzi? Dato che tu hai girato anche nelle cittadine del sud e ti stai occupando proprio di transizione. Che risposta hai avuto? Guarda, Valeria qua ce la può anche dare in modo articolato, ma insomma poi se vorrei intervenire ovviamente tutto lo spazio. L'idea è che i giovani, la cosa che mi ha fatto specie quando lei mi ha detto questa espressione, i giovani sono anche un po' delusi, ma ben venga la delusione. E io dico, come ben venga la delusione? Sì, perché questo vuol dire superare la rivoluzione nella sua veste romantica e ingenua. E questo secondo me è un passaggio doloroso ma necessario per crescere, e la Tunisia ha bisogno di crescere. Cioè si esce da una dittatura tutti abbracciati, tutti felici, io mi ricordo sempre ancora con l'emozione di quel 14 febbraio, San Valentino e il Mouled, coincideva tutto, un mese dalla rivoluzione, la New Bourguiba era un trionfo di primavera annunciata, i carri armati con i bambini sopra che facevano le foto, offrivano le rose ai militari, la gente si scambiava i cioccolatini perché a San Valentino anche li usa, cioccolati e cuori ovunque, entro in un bistro da solo, uno dei luoghi del libro, da Chenou, e la gente, io mangiavo da sola quel giorno, e la gente intorno brindava con me e mi diceva viva la rivoluzione, Tunis urla, Tunis libera, siamo tutti, cioè avevo proprio questa voglia di comunicare tra sconosciuti, di abbracciarsi, era un sogno. In quel momento io ho pensato, mi dispiace di non essere tunisina, perché io non posso provare la gioia che provate voi, perché non ho sofferto quello che avete voi, proprio il senso della liberazione. Erano tutti uniti questo giorno, 14 gennaio. Dopo chiaramente sarebbe arrivato, come dire, dalla luna di miele la vita quotidiana da costruire, dove ci sono anche i panni e i piatti sporchi, dove ci sono le infiltrazioni, le tentazioni e gli interessi di tutti i giorni. Però questo è un momento necessario, perché quell'Eden è una cosa immaginaria. Quindi io penso che i giovani, anche nella loro rabbia, registrano questo. Io ho solo una speranza e un timore, che i tunisini a un certo punto smettano di lottare. Ecco, se tornasse la paura, o se cominciassero di nuovo a tornare via, perché stavano rientrando, e qualcosa si peggiorava già nella fine del 2010, sono stati mesi terribili, gli ultimi sono stati peggiori, veramente la paura si tagliava col coltello. Ovviamente probabilmente chi andava lì per un viaggio non se ne sarebbe accorto, io parlo sempre di una vita diversa, insomma frequentando intellettuali, frequentando gli ambienti che seguivano i processi politici. Però veramente c'era la paura. Io all'aeroporto trovavo gente che rientrava nel proprio paese, cioè la voglia di rientrare, di scrivere.
se adesso questa forza si spenge, se i giovani cominciano a dire, perché qualche voce c'è, forse si stava meglio prima. Perché non dicono molto, stanno dicendo moltissimo, dal taxi ai ragazzi alla gente comune. Viva bene lì, io l'ho sentito, tutti i giorni lo sento quando sono in Tunisia. Io che me ne faccio della libertà se non ho lavoro? Per me non cambia niente. Quindi è molto io grave. Io tanto al cinema non ci posso andare, non ho nemmeno i soldi. Quelle sono cose per intellettuali. Ecco, se prende questo spazio, allora certo è finita. E se mi posso permettere una chiosa, secondo me la speranza non la dobbiamo affidare ai giovanissimi, la dobbiamo affidare ai quarantenni di Tunisi, perché i veri rivoluzionari di Tunisi sono i quarantenni, non sono i giovani. Ma per forza, sono vissuti sotto una dittatura, non sanno niente della politica, non sono stati alfabetizzati in questo modo, forse nemmeno i loro genitori lo erano già più. Il 68 è troppo lontano, lì le battaglie le hanno fatte le nonne e le figlie tornano a velarsi. Che di per sé non è negativo, assolutamente, perché ognuno sceglie la via che vuole, però questo è semplicemente un simbolo, mi permetto di usarlo in modo come non si dovrebbe usare, cioè in modo occidentale, no? Però questo è un simbolo, cioè all'università, in un racconto si dice, i professori difendono la laicità, i professori difendono la libertà, gli studenti non capiscono nemmeno che stiamo lavorando per loro. In questo secondo me c'è bisogno di culturizzarli. Questi ragazzi non conoscono il loro paese, sono vissuti nel mito dell'Europa, degli Stati Uniti, della macchina, del telefonino, ma non hanno la nostra storia, anche una storia sindacalizzata. Quindi il futuro della Tunisia secondo me è nella generazione di mezzo. A me interesserebbe sapere come l'ambasciatore vive, diciamo, il rapporto dell'Italia con la Tunisia, cioè in che senso rispetto a questa situazione l'Italia ha aiutato il cambiamento, se l'ha aiutato. Disons que l'Italie nous est très proche, de par l'histoire, la géographie, et les premiers jours de la révolution, l'Italie a été à nos côtés. Je me rappelle, Monsieur le ministre Frattini était venu à Tunis pour manifester le soutien politique de l'Italie à ce changement et à cette transition politique. Par la suite, le président Berlusconi était venu ainsi que d'autres ministres pour manifester tout autant que les autres ministres européens pour apporter leur appui politique. Là, j'ouvre une parenthèse, c'est une occasion pour dire qu'il est nécessaire d'appuyer la transition politique en Tunisie sur le plan politique au niveau de notre principal partenaire, l'Europe. Mais cela n'est pas suffisant parce qu'il faut un soutien économique très fort, ce que j'appelle entre guillemets un plan Marshall, parce que pauvreté et démocratie ne peuvent pas aller ensemble. L'expérience de démocratisation que nous vivons en Tunisie risque d'être compromise fortement s'il n'y a pas d'aide économique de notre principal partenaire européen. Sinon, on risque de sombrer dans le chaos. L'Europe, à un certain moment, après la Deuxième Guerre mondiale, a eu besoin pour se redresser d'un plan Marshall. La Tunisie, qui a été le pionnier du printemps arabe, a tout le potentiel pour réussir, pour partager des valeurs universelles avec l'Europe et le monde occidental, si on l'aide économiquement de façon consistante. Si on ne le fait pas, malheureusement, nous sommes tombés dans un contexte où l'Europe va mal, où l'Europe vit une crise financière aiguë. Donc, on compte sur nos propres moyens, mais ce n'est pas suffisant. Pour aider ces jeunes revendicatifs qui attendent beaucoup du gouvernement, ce n'est plus l'État-providence. Le gouvernement fait face à d'énormes difficultés. Donc c'est à l'Europe, si elle veut, considérer ce printemps arabe comme une priorité géostratégique pour le changement de toute la région et pour qu'on partage des valeurs universelles. C'est le moment ou jamais de soutenir ce printemps arabe. Si vous optez pour cette politique « wait and see », c'est-à-dire attendons voir si le printemps arabe réussit pour mettre nos fonds, nos investissements dans ces pays,
all'Orsa sia à grand risque. Voir venir des touristes, voir des investisseurs investir dans ces pays, en Tunisie en particulier, est une forme de soutien à l'économie et à cette transition démocratique. Traduco magari perché non tutti può darsi che conoscano la lingua, sintetizzo ovviamente, dice che il problema fondamentale è l'aiuto economico da parte dell'Europa, perché democrazia e povertà non possono andare insieme, cioè tra virgolette ci vorrebbe un piano Marshall, in fondo anche l'Europa venendo fuori dalla guerra, in qualche modo da una dittatura, ha avuto bisogno di un sostegno, perché altrimenti tutto si liquefa soprattutto il rapporto ai giovani, che aggiungo io, hanno anche fretta perché non possono aspettare, non hanno questo tempo, e altrimenti insomma tutto viene in qualche modo a diluirsi. In effetti, parlando del cinema prima, c'è stato proprio un accordo per il cinema tunisino e il cinema europeo, un'apertura in questo senso, la Tunisia si sta aprendo a livello internazionale e sta guardando anche l'Africa, che Binali aveva ignorato, perché fa parte chiaramente di un certo tipo di mentalità culturale, direi. Però il problema è che il cinema non sta andando avanti, perché ovviamente mancano i fondi. Quindi è chiaro che poi per sostenere gli spazi culturali ci vogliono comunque gli spazi economici. Lei voleva porre una domanda? Sì, una domanda, ma l'ambasciatore ha già risposto. Io proprio volevo accentuare questo discorso su del momento di transizione molto difficile, molto pericoloso, e la necessità per l'Italia, soprattutto essendo il Mediterraneo il vicino e la Francia più prossimo. Ma in questo momento, secondo me, non è certamente un problema di sostegno economico, ma soprattutto un sostegno, diciamo, intellettuale e culturale, quindi sono d'accordo con quello che dice lei. In questo momento non mi sembra che sia nell'agenda, adesso non tanto in buona la parola agenda, nell'agenda, diciamo, europea e italiana in particolare, questo tipo di apertura nei confronti, diciamo, della primavera araba, che certamente è in un momento, secondo me, di grande crisi, sbandamento, di sbandamento. Quindi, visto che ci sono poi anche tutte queste, diciamo, espressioni di tipo fondamentalista, mi sembra che sia necessario, dal punto di vista proprio geopolitico, di fare uno sforzo, diciamo, nei confronti dei nostri vicini del Mediterraneo. Perché sottolineava l'ambasciatore, cioè quello che c'è da parte dell'Europa, un po' di attendismo che non funziona. Esatto, vediamo se la primavera araba funziona, allora appoggiamo. Ma forse la primavera araba funziona e germoglia anche se viene sostenuta. E mi permetto di dire, forse è un po' anche il messaggio che io cerco di dare del libro. Dare aiuto economico non vuol dire solo dare fondi, ma fare un progetto di partenariato che può essere un'occasione, questa è ovviamente una mia opinione, è il mio modo di promuovere questo tipo di pace, non in modo così romantico, intellettuale, ma fattuale e fattivo. È un'occasione anche per l'Italia in un momento di crisi, poter avere un partner privilegiato, un paese che è vicino, con prezzi ancora calmierati, perché c'è stato un aumento dei prezzi, ma non sono esplosi dopo la rivoluzione come in altri casi, come per esempio nei paesi dell'est. Questa è una delle cose da sottolineare, per esempio il governo in questo è stato bravo. Poi la gente si lamenta, i pomodori costano di più, è vero, però non c'è stata un'esplosione dell'inflazione. E quindi questa è un'opportunità anche per l'Italia, perché essendo prossima, più noi manteniamo una situazione di stabilità in Tunisia, meglio poi sarà il riflesso nella vita del Mediterraneo. Quindi forse è questo che c'è bisogno. E il fondamentalismo si argina anche a partire dall'Europa. Posizioni di chiusura, opposizioni che sottolineano solo alcuni episodi creando una gran cassa senza andarli ad analizzare. In questo io appunto dico, non sto da quella parte, ma vorrei che si analizzasse, perché se noi, come dire, censuriamo il velo come simbolo, ma non censuriamo chi il velo l'ha strappato, perché l'abbiamo sostenuto quel governo, noi abbiamo comunque appoggiato un sistema dittatoriale, qualsiasi colore esso abbia. Allora, se fosse invece noi facilitiamo un discorso di dialogo e di scambio, probabilmente il fondamentalismo si argina. Perché la mia opinione, molto modesta, perché ovviamente io non sono esperta di esteri,
è che il fondamentalismo non nasca in Tunisia, ma nasca da interessi che stanno da altre parti, probabilmente in Qatar in particolare, e si muovano trasversalmente con la complicità degli Stati Uniti. Allora forse noi parliamo di fondamentalismo religioso, ma dovremmo parlare di un'altra religione, che è quella del petrolio e delle armi, che a qualcuno fa comodo che regga, e siccome il modo migliore per gestire la popolazione e metterla una volta sotto una dittatura, una volta sotto la paura, un'altra volta sotto comunque il timore di Dio, stiamo attenti, perché sennò rischiamo di prendere quella che è una manifestazione per la causa. È un'ipotesi e credo che sia una componente, non è la risposta. Ragione, però insomma c'è da analizzare anche meglio, non è una questione di velo. Non è una questione di vedere le donne velate in Tunisia, perché le donne velate in Tunisia sono sempre state. C'è stato chi magari ha deciso di non metterlo, adesso però c'è la Costituzione, insomma, si magari potrà confermare questa cosa, no? Della Costituzione della Polizia Islamica. C'è nel progetto del governo la Costituzione della Polizia da parte del Ministro degli Affari Religiosi. Questa qui è una notizia che era sulla Press sì, di Tunis. Sì. Domenica scorsa, che sono tornato a Tunisi domenica sera, quindi ho letto questa notizia. Il ministro degli affari religiosi, che è un imam tra l'altro, sta, quindi non è una questione del velo, di essere contro il velo oppure no, c'è il pericolo della ricostituzione di un clima di paura. Esatto, infatti cioè si è uscita fuori dalla paura, diciamo, di carattere secolare, da un dittatore che era il partito Baath, diciamo, socialista, sì, e così via, ad un'altra magari di radice di destra. Sì, sì. E guardi che poi magari l'ambasciatore potrà rispondere a questo. Si sta verificando la stessa situazione, diciamo così, se vogliamo proprio guardarla da lontano, un po' come le squadre fasciste da noi negli anni 20. Percuotono e non sempre ci sono gli arresti. No, infatti io segnalavo questo processo come un fatto positivo in confronto a tanti che sono negativi. La polizia non ha punito i salafisti in tante situazioni, ma li ha appoggiati, sono assolutamente d'accordo. Non è che li ha proprio appoggiati, diciamo, però non è che si oppone in maniera frontale, certo, per le stesse ragioni di cui parlava l'ambasciatore, perché non possiamo reprimere quelli che magari sono stati repressi per tanti anni, però quando quelli che non si vogliono reprimere reprimono gli altri, allora a questo punto c'è lo stesso discorso che faceva appena lì, dava le bastonate per non far esprimere liberamente gli altri. J'ai parlé tout à l'heure de la tentation de l'obscurantisme face al secours modernista. On débat actuellement à l'échelle nationale, il y a ce qu'on appelle ces fameuses ligues pour la protection de la révolution, qui sont des gens violents et qui descendent dans la rue pour faire peur aux gens. Et la société tunisienne, dans sa totalité, est contre ces gens. Oui, et il y a tout oui monsieur là. Mais nous sommes un peuple civilisé. Nous ne voulons pas lutter contre cette violence par la violence. Il y a tout un dialogue à l'échelle nationale, il y a des débats maintenant, des appels à tous les niveaux pour demander au gouvernement d'éliminer par la loi ces ligues de protection de la révolution, parce que aucune personne n'est en mesure et n'a la légalité pour prétendre de protéger la révolution. La révolution est protégée, doit être protégée, ou ce processus de transition démocratique doit être protégé par l'État, par l'appareil de l'État. Si la Tunisie, contrairement à d'autres pays, a la caractéristique d'avoir un État. Le 14 janvier, il y a eu la continuité de l'État. On a servi les services publics normalement. Au pire moment de la révolution, l'électricité, le gaz, tous les banques ont fonctionné. Donc ces gens-là qui venaient prétendre protéger la révolution, ils n'ont aucun droit. Et maintenant, il y a cet appel national pour qu'on élimine ces ligues pour la protection de la révolution, parce qu'ils constituent un danger pour l'avenir de No, sono d'accordo con lei sotto questo aspetto, solo che mi sembra che l'opinione pubblica sia più contro queste manifestazioni del governo. Sì, assolutamente. Questo è il clima che si respira oggi, soprattutto a Tunisi, sì, diciamo, sì, che è la capitale, quindi un po' il cuore. Sì. Ça a commencé, monsieur, parce que au moment des manifestations à Midnight, je crois, il y a eu l'assassinat
on a écrasé un manifestant, il en est mort. Et je crois que la responsabilité revenait à ces gens de la Ligue de la protection de la révolution. Et maintenant, il y a un procès pour abolir cette Ligue pour la protection de la révolution à Médine. Donc, les choses se font à travers la justice également. Nous ne sommes pas un État. Non. Nous essayons de faire appliquer la loi. Spero per il futuro, insomma, la preoccupazione, ma sa soprattutto per chi. Ça ne se passe pas facilement, nous voyons à ce que les choses se passent mieux. Speriamo. Speriamo, sì. Esatto, sotto ci sono pressioni diverse, certo, non possiamo far conto dell'Italia e del Mediterraneo. Esatto, ci sono pressioni molto più grosse e vengono sempre dall'Africa. No, e poi sono lette, ah, sì, certo, e gestite chiaramente, però sono lì. Allora ci avviamo verso una conclusione. Andiamo a chiudere il libro. Tutto è pronto per la partenza, salvo io. Ogni volta il distacco mi dà una struggente malinconia. E ormai l'avverto anche al futuro, sapendo che la nostalgia che proverò una volta rientrata in Italia sarà forte. Il modo migliore per esorcizzarla è lasciare sempre qualcosa di incompiuto, come suggerisce un proverbio arabo, a cominciare da una promessa, e pensare già al prossimo viaggio, quello di ritorno. Ci congediamo. Grazie, io naturalmente resto poi a disposizione per qualsiasi altra domanda. Vi lascio solo tre frasi del libro, che sono più o meno identiche, ma sono una variazione sul tema, perché secondo me sono l'affresco di giovani donne nella società tunisina in transizione e che ritroverete nel libro. Una giovane ragazza di un call center italiano mi dice ad un certo punto della nostra conversazione: vedi, io porto il velo sulla testa, ma non nella testa, e sto tranquillamente con te. Incontro la giovane deputata che è cresciuta in Italia e che appunto è eletta all'estero, Imen bin Mohammed di Ennahda, che porta l'hijab e il foulard, anche lei intonato con il suo vestito alla moda, e mi dice: io sono velata per scelta, ma non ho nessun problema a uscire con te che non sei velata. Io non ho nemmeno problemi ad uscire con chi va nel niqab, però sappi, e dillo in Italia, non fa parte della nostra tradizione, e questo lo percepisco io stessa, che sono del partito religioso, un po' come un'aggressività. Però ti voglio dire una cosa, non esiste la possibilità di imporre il velo, per il Corano è un peccato, nessun padre può imporre a una figlia o una moglie il velo, perché il velo è l'espressione del nostro cuore. E c'è un terzo incontro con la scrittrice Lilia Zawelli che dice: sai, chi porta il velo sulla testa lo porta anche nella testa. Lo trovo incredibile che in Tunisia ancora si possa fare questo e che le donne accettino questo. Io non censuro nessuno, per carità, però non posso immaginare che Allah abbia voluto censurare la bellezza. Queste sono tre immagini molto diverse. Io penso che finché potranno coesistere c'è speranza, nel momento in cui una sola venisse meno, ecco, dovremmo preoccuparci. Grazie.